Perdi peso senza fare niente con questi 10 consigli insoliti. Ciao amici, conoscete il detto chi dorme non piglia pesci? Pensate che per il dimagrimento non vale. Come? Posso dimagrire dormendo? Non è l'unica cosa che si può fare. Non dico che esistono soluzioni miracolose che fanno sparire il grasso mentre ce ne stiamo sul divano, ma che ci sono alcuni trucchi efficaci per aiutare il corpo a dimagrire anche senza fare nulla. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco 10 consigli insoliti per dimagrire senza fare nulla di drammatico. 1. Bere acqua. Mantenere una corretta idratazione non solo fa bene alla salute, ma aiuta anche a dimagrire. Bevendo uno o due bicchieri di acqua 30 minuti prima di un pasto, lo stomaco inizia ad attivarsi, si riempie parzialmente e riduce leggermente l'appetito durante il pasto, senza causare crisi di fame dopo. E attiva il metabolismo. 2. Dormire di più. Cosa c'entra il sonno con il lardo? C'entra e come? La mancanza di sonno causa stress e lo stress è tra i nemici numero uno del dimagrimento. Gli ormoni dello stress, come il cortisolo, bloccano il metabolismo e il potere bruciagrassi del corpo. Dormire almeno 8 ore per notte aiuta a mantenere stabili due ormoni, grelina e leptina, che controllano la fame. Diversi studi hanno dimostrato che il corpo compensa la mancanza di sonno con un maggiore appetito, soprattutto fuori pasto. 3. Piatti piccoli e mangiare piano. Il corpo impiega tra i 10 e i 20 minuti per sviluppare il senso di sazietà. Questo vuol dire che se finite di mangiare prima non vi sentirete sazi, anche se avete mangiato molto. Il trucco quindi è mangiare lentamente e usare piatti più piccoli che danno l'impressione di essere colmi di cibo. Anche se la porzione è più piccola, il piatto pieno influenza il cervello a credere di aver mangiato tanto. Dormire al freddo. Così ci lascio le penne, altro che dimagrire. Non freddo polare. Diversi studi hanno rilevato che dormire a una temperatura ambientale di 18-19 gradi stimola il corpo a bruciare più calorie anche durante il sonno per mantenere la sua temperatura interna. 5. Mangiare cibi bruciagrassi. Dimagrire o ingrassare non è solo questione di quanto cibo si mangia, ma anche di quale cibo. Se sostituiamo i cibi ingrassanti con cibi sani e bruciagrassi, possiamo continuare a mangiare le quantità abituali, ma otteniamo un vantaggio immediato in termini di metabolismo e chili persi. 6. Mangiare consapevole. Prestare attenzione al cibo che mangiamo è il sistema più veloce per trasformarlo in benessere e salute e anche in dimagrimento invece che grasso. Lo dimostrano studi comportamentali secondo cui ingozzarsi senza pensare ha conseguenze negative sulla linea e sul metabolismo. Per questo consiglio di non mangiare mentre si guarda la TV, lo smartphone o si lavora al computer. 7. Niente rinunce. Da sempre dico che sono contraria alle diete perché le diete sono fatte per essere sgarrate e sgarrare diventa la scusa per rinunciare a tutto l'impegno e i buoni propositi. Inoltre si sviluppa un senso di privazione collegato al senso di colpa quando si cede alla tentazione. Questi meccanismi creano stress e disturbano l'equilibrio ormonale necessario per dimagrire. 8. Mangia cioccolato. Il cioccolato fondente è il dessert perfetto per dimagrire, a patto di essere moderati. Uno, massimo due quadretti al giorno apportano nutrienti importanti come antiossidanti che combattono stress e metabolismo lento. 9. Lavarsi i denti. Questa non la capisco. Anche a me ha stupito. C'è uno studio per cui se laviamo i denti subito dopo ogni pasto si riduce il desiderio di mangiare fuori pasto e anche la fame nervosa. Questo perché siamo tutti educati a non mangiare dopo esserci lavati i denti fin da piccoli. Così il cervello supera la fame nervosa e le voglie di stuzzichini subito dopo i pasti. 10. Ridere. Ridere con sincerità consuma dalle 10 alle 40 calorie ogni 15 minuti, a seconda di quanto forte ridete. Guardare un film divertente è come fare un bell'allenamento sul divano. Noi lo guardiamo insieme, così ridiamo ancora di più. Giusto. Per dimagrire in modo naturale trovate tanti altri consigli nei miei video. Per seguirli tutti, iscrivetevi al canale, è facile con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Vivi bene e dimagrisci mangiando! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!